Bentrovati dal Web Network Radio Nofio, sono Luigi Pistone in compagnia della scrittrice di romanzi noir erotici Marcella Nigro. Ma disse Manzoni su Carneade, chi era costui? E nel nostro caso non è così, perché Marcella è un abituè dei nostri salotti letterari online di Radio Nof. Marcella Nigro ha curato la pubblicazione del libro che faccio vedere subito la copertina, il Decatesseron, meglio ancora, condividendo il Decatesseron 2020 tra intimi sogni e nude realtà, lo rifaccio rivedere, e come usando due lettere dell'alfabeto greco, e l'alfa e omega, perché apre il libro e chiude il libro, e apre giustamente presentando il libro e chiude il libro a pagina 107 con La donna sbagliata. Perché questo titolo e che cosa volevi dire? Allora, che grazie. Cosa vuoi dire? Perché ormai è stampato e quindi c'è. Esatto, grazie Luigi, bentrovato, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Intanto voglio ringraziare Paolo Laurita delle edizioni Laurita che mi ha responsabilizzato dandomi la cura di questa antologia. Dopo magari ne parliamo, ma rispondendo subito alla tua domanda, io contribuisco a questa antologia di racconti con un piccolo brano dal titolo appunto La donna sbagliata. La protagonista è una giovane donna in carriera che vive in un grattacielo pieno di uffici e per caso un giorno si ritrova bloccata in ascensore con un gran bel figo, un gran bel gnocco, come si dice, e si spegne la luce. E l'ascensore è bloccato e lei comincia a vivere una certa eccitazione e le passano per la testa mille idee erotiche da poter finalmente mettere in pratica. Ma ahimè, quest'uomo d'affari, bello ai tante, soffre di claustrofobia e ha paura. E nel giro di pochissimo, quindi tutti i suoi sogni erotici che bramava e sperava potessero prendere vita svaniscono. Esatto, e da qui nasce la conoscenza con quest'uomo che si prolunga per tutto il racconto con alti e bassi, una storia un po' contorta. E il titolo La donna sbagliata, che impersonifica proprio la protagonista, perché lei si sente sbagliata nel contesto in cui vive questa storia più o meno d'amore con quest'uomo. Succederanno tante situazioni paradossali, c'è dell'erotismo naturalmente, perché non posso smentire il mio stile narrativo, ma è anche secondo me divertente. Ho voluto dare vita a, non so se tu conosci questo personaggio di Helen Fielding, Bridget Jones. Sì, sì, sì. Ecco, la mia è una piccola Bridget Jones nostrana, un po' sfigatella, con le sue mille paure, in cerca dell'amore, del principe azzurro, e le capita questo bell'imbusto che comunque col quale avrà una storia interessante e con un risvolto molto sorprendente, un finale veramente da leggere. È tipica lettura da sotto l'ombrellone estiva, secondo me. Siamo nel periodo giusto, quindi va benissimo. Com'è stata questa avventura letteraria, Marcella? Allora, l'antologia di cui oggi parliamo è poi che, a prescindere che non è la prima volta che
curi un'antologia o la pubblicazione di un libro, Sì. quindi insomma sei quasi un habitué anche di questo, ormai. Perché mi piace scrivere quando mi sottopongono un manoscritto, cosa, le sensazioni e le emozioni che sono scaturite da me leggendo quello che ho appena letto. Allora mi fa piacere spesso, esatto, fare prefazioni, introduzioni, curarne le raccolte. Questo è un bel progetto che è nato l'anno scorso quando eravamo in pieno lockdown, l'estate scorsa. E con l'editore Paolo Laurita ho pensato di raccogliere alcuni amici, infatti gli autori siamo in sei che componiamo questa antologia e ogni puntata, infatti noi stiamo facendo diverse registrazioni, ognuna dedicata a un autore diverso. Sono tutti amici, autori che già in passato ho presentato, con i quali ho collaborato, quindi persone che stimo. Perché è difficile trovare persone serie e valide in questo frangente. Poi voglio, scusami se ti interrompo, voglio dire che Edizione Laurita ha, tra virgolette, una scuderia di autori cospicua e numerosa, ho usato la stessa parola come sinonimi, quindi avete fatto una scelta di sei autori solamente, e quindi un invito in più ad acquistare e leggere, anche perché. Diciamocelo francamente, è alla portata di tutti, costa 4 soldi, 4 euro, diciamo, non 4 euro in sé, però qualche euro, ma vale la pena veramente di acquistarlo, anche perché una lettura sotto l'ombrellone, come dicevi, ci sta bene. E poi per giunta non è un solo autore, ma sono sei autori, quindi uno può farsi anche un'idea dei vari autori e insomma scegliere anche quale può essere il prediletto o il prediletti, giustamente, quali sono le storie più belle, quelle forse meno belle, e poi si sa, il gusto è del lettore. Noi, come dire, ci mettiamo del nostro, mi metto anch'io perché per attività faccio più o meno la stessa cosa, nel senso che anch'io scrivo e quindi poi il lettore decide se ne vale la pena continuare a leggere o passare a più pagina a un altro articolo, nel mio caso, nel caso vostro, a un altro racconto. Insomma, è una esperienza che rifaresti? Assolutamente sì, ma credo che sia fondamentale avere un tema comune. Infatti, come molte altre case editrici l'anno scorso, hanno dato vita a raccolte analoghe, il titolo di questa antologia, Condividendo il Decatesseron 2020, allora lascia un po' ricordare Luigi Boccaccio, noi sei autori ci siamo sentiti di frequente nella costruzione di questo progetto. È stato un lavoro di squadra, oltre diciamo che riunire le nostre idee, anche per dare vita a sei racconti che comunque avessero un filo conduttore che è appunto la condivisione, come dice il titolo, condividendo intimi sogni e nude realtà. Perché mai, come in un periodo di restrizione, come una pandemia, si hanno dei sogni intimi tutti per noi, ma purtroppo la realtà è ben diversa. La nuda realtà si scontra con l'intimo sogno. Quindi da qui la spiegazione del titolo, per esempio. Sì. E i racconti hanno, pur avendo questo filone comune, che è, secondo me, lo stato di inquietudine ma di ispirazione che ha animato le nostre menti, la nostra mano per poi scrivere, in realtà sono tutti racconti diversissimi tra loro, ma che scaturiscono dalla passione comune e dalla costrizione a non poter fare altro. Come scrive Caterina Laurita,
In ultima pagina, a questa raccolta letteraria sono intellettuali che scrivono col cuore anche le razionali tematiche appartenenti alla quotidianità, oltre a quelle più emotive ed eccitanti che la cultura letteraria richiede. Mi sono fermato giusto al cappelletto della conclusione di presentazione del libro. Quindi è un'esperienza da rifare, semmai con altri autori, giusto? Magari, ma magari anche trovando tematiche e argomenti nuovi. Ah, Sarebbe certo. magari interessante creare un'antologia sulla rinascita post-pandemia, quindi vedere l'espressione narrativa di determinati autori dopo la pandemia che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Speriamo che sia la fine veramente, insomma, è solo un auspicio il nostro perché sappiamo benissimo che insomma ci aspetterà ancora degli anni per dire chiusa la parentesi, almeno questo dicono i ricercatori, noi siamo soltanto degli umili osservatori da questo punto di Sì. vista. Volevo ricordare un altro aspetto interessante di questa Certo. antologia che non abbiamo ancora menzionato, è che molti di noi autori, oltre a un racconto, hanno anche composto poesie. Quindi Sì. si trovano anche delle poesie in questa antologia. Sì, infatti avete spaziato prosa e poesia, avete sposato due temi che possono essere più accattivanti per il lettore. Esatto. E che vogliamo aggiungere più? Qualche altra cosa? Aggiungiamola, dai, qualche chicca per spingere il lettore ad acquistare il libro. Tu ne hai curato la pubblicazione, quindi hai, come dire, in mano i segreti più nascosti, hai, come dire, quelli più reconditi. Perché dovrei acquistare il libro? Allora, perché prima di tutto permette di entrare nella produzione narrativa di un periodo critico. Io stessa, quando ho scritto il mio racconto, ero abbastanza avvilita perché i primi mesi sono stati duri, difficili, abituata a svolgere tanti eventi, a parlare in pubblico e trovarsi qui come siamo io e te davanti a un monitor, così a parlare di ciò che potremmo fare benissimo in mezzo a tante persone dal vivo è difficile, perché molti di noi scrittori, autori, hanno bisogno proprio del contatto fisico, cioè uno di questi Quello autori. umano, quello vis-à-vis, Esatto. giustamente. C'è uno di questi autori dell'antologia, Enrico Casartelli, che probabilmente è stato quello che ha sofferto maggiormente questo. Lui si è veramente chiuso, per lui è stato veramente molto difficile. E poi invece ci sono altri, che conosceremo nelle prossime trasmissioni, Sì, nelle non prossime svegliamo puntate. nulla. Esatto, che invece hanno colto l'occasione per scrivere componimenti probabilmente sicuramente migliori della produzione loro standard, ma forse non avevano mai scritto tanto, con tanta passione, con tanto coinvolgimento, talmente bravi a trasmettere ciò che loro hanno vissuto, che solo situazioni difficili e critiche riescono a dare. Insomma, acquistate, acquistate, acquistate il Decathesseron di Edizioni Laurita Ah, Potenza. ricordiamo un'altra cosa, perdonami, No, che il no, ma mio prego. racconto non è l'unico erotico, ce ne sono anche altri. Ma infatti ci arriveremo perché ho avuto modo di leggerlo. Poi quando incontreremo l'autore,
l'autrice, e quindi lasciamo questo dubbio, discuteremo anche di questo, discuteremo. Tanto tu sarai onnipresente perché ne hai curato la pubblicazione e quindi sarai il soggetto protagonista. Io sono un comprimario No, semplicemente. diciamo che accompagneremo insieme questi autori a raccontarci che mente contorta ha partorito i loro racconti. Ecco. Io sono un osservatore, tu sei il motore, primo motore di questa azione, quindi insieme Va a bene. Paolo siete voi gli autori della promozione degli altri autori. Bene, bene, secondo me è un'opera che merita e che lascerà un bel segno. Adesso, ma appena possibile, quanto prima, cominciamo anche le presentazioni in pubblico e non mancheremo quindi di toccare le città di tutti gli autori, perché un'altra bellissima caratteristica è che siamo in sei e tutti completamente distanti uno dall'altro, da nord a Sì, sud. è vero, coprite l'intera penisola in un certo senso, perché siete di sei realtà diverse, completamente diverse. Va bene, se non hai nulla altro da aggiungere, penso che possiamo anche chiudere. Direi che per ora, è sufficiente così. Sì, anche perché noi ci rivedremo per l'altro autore o autrice e per approfondire il tema. Ti lascio i classici minuti di saluti e io poi chiudo. Grazie. Allora, ringrazio l'emittente Radio NOF, ringrazio te Luigi che sei sempre un ottimo partner per queste chiacchierate, come dico sempre io, semiserie. E ci vediamo al prossimo appuntamento col prossimo autore, la prossima autrice, per sapere un po' di più di questa nuova raccolta antologica edita da Edizioni Laurita, dal titolo Condividendo il Decatesseron 2020 tra intimi sogni e nude realtà. A presto! Un saluto da Luigi Pistone per il web network Radio Not e un arrivederci alla prossima occasione.